Allora, questa è una ricetta per fare 7-8 pancake. Sono necessari 40 g di zucchero, 100 g di farina, possibilmente tipo 0 o 00, 125 ml di latte e un uovo. Iniziamo rompendo l'uovo nella ciotola dello zucchero. Amalgamando bene. Una volta ottenuto un composto omogeneo, aggiungiamo un po' di farina setacciata e un po' di latte, continuando finché non finiamo entrambi. Il composto risulterà così. Per cuocere i pancake utilizziamo una padella, meglio se antiaderente, a fuoco basso, e ci possiamo sciogliere un po' di burro. A questo punto possiamo versare il composto. Quando il pancake inizia a dorarsi o spunta qualche bollicina, lo possiamo girare. Ora ripetiamo l'operazione con il resto del composto. Ecco i nostri pancake. Ciao a tutti, oggi cucineremo una salsa al cioccolato da abbinare ai nostri pancake. Gli ingredienti sono 20 g di burro, 100 g di latte e 150 g di cioccolato fondente. La prima cosa che dovremmo fare è tritare finemente il cioccolato fondente. Ok, adesso abbiamo tritato il nostro cioccolato fondente, questo dovrebbe essere più o meno il risultato, una polverina. Ora tritiamo a cubetti il burro e lo aggiungiamo e mescoliamo insieme e aggiungiamo anche i 100 g di latte e mescoliamo il tutto. Ora abbiamo aggiunto il burro a pezzetti e aggiungiamo anche il latte. Ora iniziamo a mescolare tutto il composto. Per mescolato tutto il composto lo mettiamo a bagnomaria per circa 10 minuti in modo che si sciolga meglio e si riscaldi. E questo è il risultato finale, dovrebbe essere venuta una specie di crema liquida. Vi farò vedere come fare una macedonia. Per farla potete mettere la frutta che volete, io metterò una mela, una banana, una pera e delle fragole. Prendiamo sempre una pera e la tagliamo in piccoli pezzi. E tagliamo la pera in piccoli pezzi.
Poi prendiamo una banana e facciamo la stessa cosa. Poi prendiamo le fragole e le tagliamo in piccoli pezzi e le mettiamo nella ciotola con l'altra frutta. Adesso, dopo aver messo tutta quanta la frutta dentro la ciotola, ci mettiamo un cucchiaio di zucchero e poi prendiamo un limone, lo tagliamo e lo spremiamo nello spremiagrumi e lo mettiamo dentro la ciotola. E mettiamo il succo di limone dentro la ciotola e mescoliamo. E ecco una Macedonia. E per chi vuole ci può mettere anche un pochino, cioè a chi piace ci può mettere anche un pochino di cannella e fatto.